emissia pre televisione. Non è la prima volta che viene al Cortolone? No, al Cortolone sì, perché noi abbiamo già parlato con appunto voi ragazzacci di San Marino. Ti posso far vedere il giardino curato da mia moglie? È bellissimo. La tua e dai giardini. Moglie, la, di la cui moglie, tutti ti chiedono, ma che è una donna dolcissima. Che nessuno conosce. Al telefono dolcissima, con me è stata una dolce, ma non lo dico. Io ero imbarazzatissimo perché. È stata gentile, falsa. Con me. Come è falsa quella donna? Io ero imbarazzatissimo perché continuavo a rompere per chiedere di te, tu non c'eri mai. Mai. No, non e lei diceva, mai. Guardi mio marito, ma chiami pure, quando vuoi. Ah, sì. È la tua famosa moglie. Ragazzi, le mogli, non c'è da fidarci, fanno perfino le gentili con gli altri. Vedi, questi sì. Sono i fiori. Questi, ma mia moglie deve avere il pollice verde. A vedere da quanto è alta questa pianta? Sì, sì. Perché... Anch'io mi diletto quando ci riesco. Qui c'era una specie di fossetto, riuscivo a far girare l'acqua tutto intorno, al di là della pendenza, perché la Brianza è così. Allora, qui va verso il Po, là va verso le montagne. Quindi una leggera pendenza, ma riuscivo a farla, se ti faccio vedere, è scavato proprio ad hoc. E ci sei riuscito alla fine? Sì, sì, la facevo arrivare fino a qui in contropendenza, ma dovevo... calibrare. Questi sono i giochini. Ne abbiamo parlato. Mi preparo per la tredicesima, perché ho saputo che avevo fatto un corto. Sai, i giovani registi avevano mandato qui anche il corto. Quando? Che però quest'anno. Ma per come è andata? Ma non l'hanno ammesso, perché sorprende tutti che è già la seconda volta che faccio il corto e faccio una parte seria. Per cui la gente non se l'aspetta, probabilmente dicono, ma cosa c'entra uno che fa... Hai sempre fatto il comico con... Invece io sono sotto. Come tutti i comici. Sotto questa barba, batte un cuore, insomma, per cui... Ah, io sto svenendo, ma non c'è una banana. C'è un'arancia. Un'arancia. Questo è il vostro amore, vedo, signora. È il vostro amore questo? La mamma non ti va. E beh, adesso quest'ora qua. Sì, sì, sì. Ciao, dame. Se state in silenzio, le sentite. Aspetta, come si fa qui? Ho fatto su un casino. Vai, le becchiamo. Aspetta. Qualcosa ho sentito già. Ma non si fa vedere. Ma l'hai portato tu qui? Ma a suo tempo. Sono arrivati qui o l'hai portato tu qui? No, queste stanno arrivando loro. Sì? Perché da dove vengono? E da in giro. Da cose? Eccole lì, visto? Con le ninfee. Visto che sono saltate dentro? Sì, l'ho visto, con le ninfee. Vuoi vedere i pesciolini rossi? Butto giù da mangiare, vengono fuori. E qui hai pesciolini rossi e rane. Vedi là tutte le briciole per gli uccellini. Vedo. E con la nipotina, quindi. Figurati. È molto carino, tra l'altro. Gli uccellini. È un bel giardinetto, bellissimo. Sì, è in disordine in questo momento. Con... qui stai lavorando. Cosa c'entra la scala? Stai lavorando, scusa. Ma scusa, non c'era il tuo giardiniere in giro? Che non ho potuto mettere la macchina perché... Che le donne hanno i giardinieri, due o tre. Ma uno dice, vedi il giardino, ma molto vieni bello. A vedere cosa c'è qui. Signora, lei ci va sempre a finire di mezzo, Cosa c'hai qui? Cos'è questo? Non sembra, ma è appena seminato. Questa è tutta insalata, per cui diamo insalata agli amici vicini. Perché una stupidata, ma un raffarino così, in 4 o 5, non riesce a starci dietro a mangiare. Ci credo bene. Che esce tutto. Poi dopo vedi, ho fatto il bordo lì dove metto i pomodori, che così prendono meno acqua. Pomodori, peperoni. Ma è una stupidata. Là in fondo ne ho fatte altre due che
vengo sulle zucchine. Insomma, signor Beruschi, lei si è messo proprio a fare di nuovo il pensionato, insomma. No! No. Lo dica. Ecco, no. Per quelli che in giro, no. Anche l'altro giorno, andando a Chieti, proprio dalle parti di Rimini, dove abbiamo vissuto le vite, gli estati, certo. Le estati, eccetera, mi hanno avvicinato tipo pullman, no? Quando si riempie l'autogrill, uè, la fai più niente, è in pensione, dico sì, pensione è una cosa, ma non so più da che parte girarmi. Da una parte arriva la pensione, da quell'altra ti fanno la trattenuta, per cui se uno ha voglia di lavorare, lavori, anzi. Però per non portare via, infatti io non porto via niente ai giovani, anzi, mi dedico proprio. E San Marino potrei venirci. E già c'è mia moglie che mi rinfaccia che l'ho portata una volta sola e dopo 35 anni... Beh, può ritornare allora. Sono ancora insieme, ma quando siamo venuti eravamo ancora amorosi, quindi... Mamma, sono ancora con quella lì. Oh mamma, che roba. Che bella cosa è naiure nate sole. Un'aria serena dopo una tempesta, quell'aria fresca pareccia una festa. Che bella cosa naiure nate sole. Ma Cinefago, incontri ravvicinati col cortometraggio. Il cinefago.